Buongiorno, buonasera e buonanotte. Oggi andremo ad analizzare l'esercizio chiamato letteralmente esercizio inclinato. E qual è l'idea? L'idea è di fare due estrusioni. La prima rispetto al piano frontale, disegnando questo esagono, che per semplicità chiameremo Sheldon. La seconda estrusione invece è rispetto a questa faccia, a quella posteriore, è indifferente. Di una semicirconferenza dotata di un certo spessore, che per semplicità chiameremo Leonard. Fatto questo solido di partenza, andremo ad applicare questi tre fori con due funzioni di taglio. Sheldon è un esagono un po' particolare perché non conosciamo tutte le quote e anzi alcune dobbiamo proprio ricavarle in modo meccanico. E com'è che facciamo? Onde evitare un ripasso molto approfondito dei santi del calendario, che non serve ma aiuta sempre, cerchiamo di applicare alcuni accorgimenti. Quindi, questa base sappiamo che è 178, boom, la disegniamo. Poi, questa altezza è 52, disegniamo anche questa perpendicolare alla base. Questa linea qua non si sa quanto sia lunga. Ma sappiamo che è parallela a questa, quindi inizialmente la disegneremo proprio alla yo-boia, in modo molto molto yeah. E dopo aver fatto queste tre linee, andremo prima a fare questa linea di inclinazione 45 gradi, che anche questa non sappiamo quanto sia lunga, quindi la faremo anche questa in modo molto molto yeah, ovviamente. E poi andremo a fare questa linea perpendicolare a codesta, di 51 mm, per una volta si sa la quota. Poi di questa sappiamo che deve essere parallela a questa, lo faremo poi dopo in dettaglio semplicemente impostando la condizione di parallelismo. Però nel primo schizzo diciamo che faremo in modo che questo punto venga congiunto con questo e andremo poi dopo a regolare il tutto e il disegno verrà in modo molto automatico e molto meccanico. Quindi iniziamo. Facciamo la prima estrusione rispetto al piano frontale e andiamo a creare Sheldon. Quindi facciamo le prime tre linee. La prima di lunghezza a caso, poi la acuteremo dopo, parallela rispetto all'asse del piano superiore. La seconda perpendicolare alla prima linea e questa terza di quota ignota. La faremo parallela alla prima base, l'unica condizione che possiamo sapere per ora. Quindi mettiamo un po' di quote, quota intelligente, mettiamo 52 mm, mettiamo invece qua 178 mm, oh Maria, mi è tremata, e ok. E questa lasciamola così perché proprio non si sa, anche volendo non si può sapere. Quindi diamo intanto l'ok. Ora facciamo una cosa che non serve ma aiuta, lo capiremo dopo il perché. Vogliamo centrare un minimo Sheldon. Quindi mettiamo che la distanza deve essere 178 mezzi, quindi 89, Alberti permettendo. Poi mettiamo che questa linea, che la base deve essere distante 52 mezzi, quindi 26, Luda permettendo, millimetri, dalla anche in questo caso la linea del piano superiore. Ah, forse mi sono sbagliato prima, questi 89 è la distanza di questa altezza dal piano destro. Diamo ok. I motivi saranno chiari successivamente, più che altro quando faremo i due fori piccini. Poi andiamo a fare la linea di 45 gradi, intanto facciamola in questo modo molto molto yeah. Piccola tip, fatela più alta rispetto a questa linea qua, perché sennò vi viene un po' sbilenco dopo. Spero che non vi succeda questa cosa, ovviamente. Per protocollo sociale sono tenuto a dirlo. Mettiamo l'unica cosa che conosciamo,
135, la lunghezza lasciamo questa, non che sia, tanto verrà dopo, e diamo ok. Poi facciamo una linea perpendicolare a questa di quota 51 mm. Non so se si vede bene, però seguite il tratteggio giallo che vi dà l'inclinazione perpendicolare di 90 gradi. Mettiamo la quota, ok, 51 mm, e ora facciamo una linea proprio molto a sentimento che congiunga questo punto con questo. La figura si colora, quindi vuol dire che viene chiusa in modo perfetto. Poi, ora arrivano gli accorgimenti per evitare i cosiddetti boccoli. Mettiamo la condizione di parallelismo, quindi tasto sinistro, CTRL, tasto sinistro su questa riga, parallelo, e mi raccomando, prima selezionate questa e poi questa, mai selezionare prima questa e poi questa, se no vi viene sbilenco. Quindi Sheldon, diciamo, inizia a crescere, ha una certa forma, però dobbiamo regolarla. Quindi mettiamo la quota 131 mm. Ops. E ok, Sheldon è pronto. Ora dobbiamo solo regolare lo spessore di Sheldon, che come vediamo dalla figura è 152 mm. Quindi diamo ok alla quota. Leviamo questa perché ci sta molto molto empatica. Peggio di un geologo, come direbbe il suddetto Sheldon, ovviamente. Viva tutti i geologi, grandi number one, top. Top number one. E mettiamo direzione 1, piano intermedio. Mettiamo spessore 152 mm. Ed ecco fatto, Sheldon è proprio, è cresciuto, via. È un adulto, tutto maturo, eccetera. E quindi ora ci rimane da creare Leonard. Leonard lo facciamo con una nuova estrusione. Estrusione base, rispetto a questa faccia o quella posteriore andava bene lo stesso. Ci facciamo una bella linea che praticamente deve ricoprire questa cosa qua, e quindi selezioniamo il punto qua e lo spigolo qua, e mi viene 152, quindi sono contento. Scusate per il singhiozzo, sono andato dal dottore, mi ha riso in faccia quando gliel'ho detto. E facciamo l'arco tangente. Ok, la figura si colora e quindi non ci rimane che regolare lo spessore. Treccia blu e ovviamente la direzione è quella opposta, ma possiamo rimediare facilmente o mettendo qua direzione 2 oppure semplicemente in modo abbastanza brutale fare così. Ok, come vedo 51 mm, la quota perfetta che mi interessa a me, più che altro spessore, e diamo l'ok. Quindi Sheldon e Leonard sono stati eseguiti. E ci rimane che applicare i nostri fori. Quindi stavolta dobbiamo fare taglio estruso rispetto a questa faccia. Poi dobbiamo farlo ad un'altezza di 131, diciamo, il centro del nostro cerchio di taglio. Quindi faccio semplicemente una linea. Ops. Una linea che, siccome può fregare molto, meglio sempre partire da qua e poi farle coincidenti. 131, ok, ci ho azzeccato. Perfetto, 131, 90 gradi. E ora la... Ops. Ora, tasto sinistro, CTRL,
Seleziono questa linea qua del piano frontale, tasto sinistro, metto collineare e quindi ho il centro del mio shake, tutto questo per fare quindi il mio centro e per avere questo punto qua. Il raggio di questa di questo foro deve essere di 37,5 mm, quindi metto proprio a caso. Poi regolo qui con 37,5 mm. Do l'ok e quindi il mio cerchio. Molto importante, prima leviamo questa riga, anche in questo caso per evitare moccoli più che altro, non perché vogliamo un disegno bello. E quindi abbiamo solo un cerchio, perché se avessimo lasciato la linea, parlo per esperienza personale, avrebbe dato figura contorno non chiuso e ci sarebbe stato un errore e avremmo dovuto rifare molti passi indietro. Quindi freccia blu, preghiamo che venga a modo. Magnifico. Per una volta il taglio è nella direzione giusta, lo spessore è di 51 mm del taglio, cosa che mi va bene perché questo spessore è 51 mm, e quindi diamogli l'ok. Sbam, perfetto. Ora invece andiamo a fare gli altri due fori. E dobbiamo fare un altro taglio estruso, stavolta rispetto a questo. Anche in questo caso ho scelto questa faccia per comodità, ma quella posteriore sarebbe stata ugualmente corretta. Poi, quando vi ho detto prima che quelle quote non servivano ma aiutavano, era per un motivo ben preciso. Perché come vedete dalla figura, io ho che la linea del piano frontale mi passa esattamente nel mezzo di questa, di questa base qui, di quella che prima avevo chiamato altezza. E quindi sono contento perché basta che, come vedo, le quote di 52 e 76 mi basta fare due linee per centrare a modo cerchi. Prendo con molta precisione chirurgica il punto arancione lì, faccio una prima linea che poi andrò a quotare successivamente, ne faccio una seconda e do l'ok. Ora facciamo le quote: 52 mm la prima e la seconda invece 76. Momento curiosità del giorno. I polpi prendono a pugni i pesci durante le battute di caccia. Quando i pesci non collaborano, i polpi, siccome hanno fame, si arrabbiano e li prendono letteralmente a pugni. Ci sono molti video su YouTube. Quindi, dopo aver guardato questo video e messo mi piace, andrete a guardare i polpi che prendono a pugni i pesci. No, disclaimer, non è un incitamento alla violenza, ovviamente. Quindi, tornando a noi, e dopo aver finito di sparare a cazzate, facciamo il cerchio, prendiamo questo punto che è il nostro primo centro, mettiamo il raggio di piccola osservazione, in quella a sinistra mi dice che il diametro esplicitamente è 38, in quella a destra, ora da che sembrano identici, però non dice nulla, quindi magari boh, io lo faccio così perché sì, non c'ho voglia di scervellarmi, quindi diciamo che va bene. Però magari in aula sarebbe meglio chiedere al professore. Quindi il mio primo cerchio è fatto, ne faccio un secondo che andrò a quotare in seguito e do il primo ok. Quindi quota intelligente, primo cerchio e metto 38 perché in questo caso sto scegliendo il diametro. Ok, faccio lo stesso anche qui. Si suppone quindi 38 anche in questo caso di diametro ed ecco fatto. Poi anche come prima leviamo queste linee, tasto sinistro canch, perché sennò la figura non viene chiusa. Sì, tanto è uguale. E allora prima facciamo un attimo un check, passiamo un po' sopra il mouse a caso, vediamo che ci evidenzia in arancione solo la linea del piano frontale e i cerchi, quindi siamo contenti. E passiamo al taglio in sé.
Quindi freccia blu. Vediamo intanto, fa sempre bene. Ah, meno male, botta di culo. Allora, prima, piccolo accorgimento, lo spessore ce lo dà in automatico di 51, però non va bene, perché questa superficie qui, questo solido qui, scusate, ha uno spessore di 52. Quindi dobbiamo mettere, in questo caso, 52 mm. Ci dà 51 perché l'abbiamo fatto prima un taglio da 51. Quindi 52 mm. Diciamo ok. Taglio c'è così, come vedete le freccette va bene in questo caso. Se no a volte conviene direzione passante entrambi, piano intermedio, insomma qualcos'altro. Non c'è qui in poche parole. Oppure potete a volte, se lo dà nella direzione sbagliata, se mai facesse un taglio diciamo in questa direzione qua, potete semplicemente cliccare sulle frecce e inverte l'ordine, oppure andare su direzione 2 e via. Quindi diamo l'ok, ringraziamo Cristo perché mi ha fatto il taglio correttamente, e la nostra funzione e il nostro disegno è completato. Sono completati? Boh, vabbè. Piccola nota prima di lasciarvi, io ho fatto due estrusioni, però potevamo semplicemente, invece che fare 131 questo lato, fare 131 più 76, prolungarlo fino a una certa, con lo stesso identico ragionamento di prima, cambiava solo questa quotatura qui, e poi andare a raccordare la funzione di un raggio di 76 mm, proprio smussandola, e poi fare il foro, questo qua, e anche questi due forellini qui. E con questo è tutto. Buona!